Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti nel secondo giorno su YouTubers Life 2, quindi seconda puntata. Sono qui con Daniel e siamo pronti a vedere la nostra amica qui, che cosa combinerà oggi. Allora, Daniel, l'altra puntata sappiamo com'è andata. Schifo. Così. Abbiamo preso il minimo del punteggio che potevamo prendere, ma questa volta siamo carichi e riguardando i video, cioè facendo il montaggio, ho anche capito forse degli errori che avevo fatto, perché c'erano delle cose che per esempio erano verdi e io invece ho cliccato quelle grigie. Vabbè, oggi andrà meglio, magari faccio anche comandare un po' Daniel e vediamo se sarà più bravo di me. Ok, allora innanzitutto qui c'è il nostro amico Javier, o detto anche Gianni, che ci sta telefonando. Rispondiamo oppure li buttiamo giù? Xavier. Ciao Lisette, ho appena visto i video che hai caricato sul tuo canale. Sono buoni, ma avrai notato che non hanno ricevuto molte visualizzazioni. Questo perché non sono di tendenza. Ma secondo me allora era tutto programmato che dovevano andare male, perché altrimenti questo come faceva a dirci sta cosa? Beh, se noi lo mandavamo in tendenza magari ci diceva: oh, complimenti. Ah, ci faceva complimenti, ah vabbè, può darsi. Vabbè. Comunque, controlla le tendenze ogni giorno e registra e carica dei video attinenti. Ma lui non ci aveva ancora dato l'app per vedere le tendenze. E allora? E come facevamo? In questo modo avrai molte più visualizzazioni e iscritti. Allora, le tendenze che mi ricordo, andiamo a vedere perché è cambiato il giorno. Magari, ecco, guarda qui, raggiungi top 75 in classifica, controlla le tendenze sul cellulare. Allora, apriamo il nostro cellulare. Tieni sempre gli occhi aperti e non farti sfuggire le tendenze del momento in città. Ovviamente, ragazzi, quale poteva essere la prima tendenza? Gatti. I gatti sono sempre i primi in tendenza. Quindi dobbiamo fare un video su Bia. Poi c'è Armored Nucleus, che è un videogioco che va molto di moda qui all'interno del videogioco. DT of War, ok. E Honey Play Studios One, che è una console, ok. Sì, e poi praticamente hanno unito la PlayStation, la Xbox One, Honey sarà, non lo so, la Nintendo. L'estensione del browser. Ok, e poi Avventura. Ok, allora io voglio fare il video sui gatti, però voglio sentire anche Daniel che cosa pensa. Gatti. Sei d'accordo? Gatti. Vediamo se riusciamo a fare un video sui gatti. Ci sono molte, ok, categorie. Come quello grigio è insignificante, normale è verde, molto popolare è blu, estremamente popolare viola, alto profilo arancione e argomento di tendenza marrone. Ah, quindi i colori hanno anche un loro significato. Quindi il gatto è di alto profilo. Ragazzi, cioè, capiamoci, ok? I gatti sono sempre di alto profilo, però quelli viola pure vanno bene. Va bene, allora vediamo un po' adesso. Al momento il gioco Deity of War è piuttosto popolare, ma quando vedi una tendenza di alto profilo o argomento di tendenza devi assolutamente occupartene. Perciò noi avevamo già scelto quella giusta. Allora, le tendenze cambiano ogni giorno. Ogni volta che pubblichi qualcosa, le tendenze corrispondenti saranno incluse automaticamente nel post. Per ottenere più visualizzazioni è necessario catturare le tendenze. Vabbè, l'abbiamo capito, dobbiamo fare i video sulle tendenze. Allora, perché il diario mi segna questa notifica? Che vuole che raggiungo i top? È la mia missione. Va bene. Qui ci sono missioni secondarie, nessuna, incarichi nessuno, amicizie nessuna, siamo degli asociali completamente. Bene, viviamo sempre qui in questa bellissima cella senza finestre. Hai notato che il trend più alto riguarda i videogiochi? Ma non erano i gatti? Ah sì, erano i gatti. Vabbè, forse c'è un gatto sui videogiochi. Ah, dobbiamo allestire una posizione. Dobbiamo fare il video su Stray, che è un videogioco sui gatti. Magnifico. Vabbè, per registrare questo genere di video devi allestire una postazione da game. Oh, questo lo faccio fare a Dani, vedi, ho fatto bene a portarmelo. Per fortuna ne ho già una pronta. Ah no, ci ha già pensato lui. Posizionala dove preferisci. Vabbè, posizionala tu, vai Dani. Ok, allora io mi riposo. Dobbiamo prendere H. Allora, qui abbiamo postazione da gaming. No, che me la metti sopra il computer che già c'ho? Assolutamente.
Ok, ecco qua. Dai, carino, carino. Vai. Perfetto, la postazione da gaming è sistemata. Ora non ti serve altro che una console e un gioco. E potrai iniziare subito a registrare i tuoi video. Molti youtuber pubblicano contenuti sui videogiochi. Cerca di procurarti quelli più popolari. Comunque, ho già ordinato una console e un gioco. Vabbè, ma ci dà tutto lui, grazie. Comunque, ho già ordinato una console e un gioco. Così potrai iniziare subito. Vai al negozio di videogiochi Giocatore 1 e parla con Blair. Non è che ha detto vai al negozio Giocatore 1 a me. Cioè, il negozio si chiama Giocatore 1. E parla con Blair. Lei ti dirà tutto, o ti darà tutto. Cioè, praticamente io ho appena iniziato la mia carriera da youtuber e già mi regalano le cose. Bip bip, ho appena installato sul tuo cellulare un'app con la mappa della città. Oh, finalmente usciamo dalla nostra cella, Daniel, guarda. Vedremo la luce del sole. Consulta la mappa se vuoi evitare di perderti. Bip bip. Postazione da gaming, camera tua, completato. E vai. Sì. Molto carina. Peccato che non posso girarmi intorno, non posso guardare questa stanza da altri angoli. Aspetta, no, ma ce l'ho la finestra! Guardate, che lusso! È chiusa però. E non la possiamo aprire. Non la possiamo aprire. Poi qui cos'ho? Due medaglie che non si sa per cosa, le ho vinte. Vabbè, comunque, usciamo. Due medaglie per aver comprato l'appartamento. Che poi tra l'altro me l'ha arredato lui l'appartamento, quindi ha messo delle medaglie a caso. Ok, vediamo la mappa della città prima che ci perdiamo, come succede nella vita reale. Eccola qua. Noi siamo qui a casa dolce, okay. Casa, cella dolce cella. Dobbiamo andare qui nel negozio che si chiama Giocatore 1. Possiamo impostare tipo la destinazione lì dal GPS? Non credo affatto. Vabbè. Vabbè, tanto solamente un okay, giro. Devo andare solamente girare così. Girare di qua, vabbè. Allora, tu indicami la strada perché sennò io mi perdo. A sinistra. E vado a destra. Questa è a sinistra. Vado di qua? Sì, è vietato, è vietato. No, non no, ci posso andare. Qui? Ah, ciao. Oh, vabbè, non mi riparla. Continua. No, ma. Ok, sì. Vai. Giusto? Vai, continua così. Netflow. Continua. Qua, credo. A destra. E voilà. Siamo Eccolo, arrivati. Siamo arrivati. Ma poi è carina la città, eh? È vero, è una città molto piccola. Quella è fatta bene. Fatta in un cerchio. Carino questo. Ok, siamo arrivati. Parliamo, questa immagino sia Blair. Oh, oddio, adoro ogni singolo gioco. Qui abbiamo proprio i migliori. Abbiamo Geocraft, che sarebbe Minecraft, sì. Però poi abbiamo Deity of War, che sarebbe God of War. League of no, Stars. No, secondo me Deity of War è tipo Call è God of Duty. War Call no, of è Duty, God of War. Allora, unisciti alla missione. Ah, bravo, c'hai ragione. Alla missione di Prometeo, God of War. E poi abbiamo League of Stars, tipo League of Legends. In pratica, tutti i titoli parodia di giochi. E assolutamente Clara Soft. Clara Soft cosa sarà? Ah, Lara Croft è diventato Clara Soft. Ma vabbè, bellissimo. Va bene, però credo che dobbiamo parlare con lei. Posso aiutarti? No. Sì, devi regalarmi le cose. Mi ha mandato vabbè, Gianni. Ah, sei la nuova youtuber in città. Bene, Gianni. Mi ha chiamato dicendomi di darti questo. Ecco, la console Oniplay Studios One. E il gioco Deity of War. Deity of War. Ah, i miei diti. Comunque la custodia è quella della PlayStation 4. Tutti gli oggetti che prendi sono conservati nello zaino. Lo zaino è una capienza limitata. Ma io non ho nessuno zaino. Ciao Lizeth, hai già preso la console e il gioco? Oh mamma mia, ma questo mi spia. Cioè, come fa a saperlo? Ottimo, adesso registriamo il tuo primo gameplay. E adesso dobbiamo farci tutta la strada a casa. Sì, però io voglio guardare prima sto negozio. Guarda quante cose. Ma non lo posso registrare direttamente qua? No, no. Perché qua non ho il mio coso. Vabbè. E poi abbiamo anche la Z-Box, la Play Studios. È la Mantendo, quella lì che volevano farmi. No, questa qua è la Mantendo. È la Mantendo. Che si mantiene. E poi abbiamo la Play Studios, che sembra la PS5, sembra. Sì, però la custodia della Play 4. No, comunque la Nintendo sembra avere una console della Nintendo che potrebbe fare. Esatto. Invece la Z-Box sembra la 360. Comunque guarda che lui mi ha dato Deity of War, no? Però questa copertina che si vede è chiaramente quella di Lara Croft, di Tomb Raider. Infatti mamma, se vai adesso a comprare puoi vedere che le copertine sono identiche. Infatti, vabbè. Allora, vabbè ragazzi, queste sono sottigliezze che noi che siamo dei gamer notiamo, ma magari ad altri passerebbero inosservate. Oggi faccio quest'altro giro. Oh, ci sono anche i piccioni.
Ma che bello questa città, me la posso gironzolare tutta. Qua ci sono anche dei monopattini. No, 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 bellissimo. Posso noleggiarmi il monopattino. No, mi serve il patentino. Vabbè, quindi vedi, ci saranno anche altre cose che potremo fare. Gatto, gatto di tendenza. Non posso registrarlo, caspiterina. Vabbè, andiamo a casa. Oh. Anche perché sennò sta giornata come sempre non finisce più. Allora, prima di poter registrare un gameplay devi togliere il gioco e la console dallo zaino e metterli nella postazione da gaming. Poi seleziona il gioco e inizia a registrare. Bip bip. Va bene, prendiamo allora. Unboxiamo. Mettiamo qua e non ci va. Mettilo vicino. Mi sembra strano che debba appoggiare la roba per questo qua terra. Lo devi tenere, devi fare tieni. Aspetta, no, ma vedi, vuole che vada qua. Ok, scusa. Allora vai là. Ok ragazzi, quindi non li dovete poggiare per terra, ma li selezionate da qua e lui automaticamente li metterà al posto giusto. Registriamo il video. Mettiamo il videogioco, perfetto. Ok, questa volta però lo voglio fare. Adesso lascio a Daniel. Vai. Ok, inizia a registrare. Allora, prima scegli come salutare. Allora, credo che questo. Timidamente. Sì. Bene, fa. Ok, un PNG fastidioso. Ti parla e cosa spieghi? Cosa fai? Shippy, giochi per ridere? Shippy. Shippy, che fa? Bene. Ringrazi i tuoi follower per il supporto e. Spieghi la loro. Spieghi la loro. Assolutamente sì, la loro. No, male. È andato male la. No. Chiudi il video. Chiudi il video. Dai. Chiudi il video. Benissimo. Stavolta non c'erano tessere verdi. Oh. Oh, 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 oh. Bravo, due stelle. Hai catturato delle tendenze perché appunto abbiamo usato questo gioco che era consigliato. Vedi, qua hai preso. No, questo non è venuto, guarda. Non okay, si è registrato. Facciamo. Lo possiamo anche scartare e riregistrare allora. Ok, noi okay, però vai. L'abbiamo salvato. Da, come le. Come l'hai salvato? Sì. Ma no, quello c'è un fotogramma che non è. Forse sarà qualcosa che poi ci dirà. Ma che ci dirà? È venuto male. Lo vedi che non è venuto, Daniel? No, lo devi rifare. Ok, allora, intanto proviamo a montarlo. Io. Ma perché mi devi. Io devo arrivare. Mamma, serve per il content. Ma cosa è il content? Ma non è bello che viene quel video così, dai. Benissimo. Perfetto. Adesso noi andiamo su edita. Ma che edita? Non te lo fa neanche editare quello schifo. Vedi, lo vedi che è tutto. Non è venuto, dai. Vabbè, abbiamo sotto i punti render. Guarda qua, abbiamo fatto 50. Infatti fa schifo. Ok, allora facciamo adesso. Che vediamo qua. Dai, facciamolo in alto. Ok, facciamolo in alto. Ok, registra video. Inizia a registrare. Salutiamo timidamente. Ok, vai. Questo era andato bene. Poi. Spiega la loro. No. Ah, sì. E poi. Vai avanti e poi. Vai avanti e. Fai un commento tecnico. Salti. Ecco così. Commento poi. Tecnico. Ok. Chiedi agli iscritti. Dai, chiudi il video. Chiudi il video. Okay, speriamo che stavolta non. Tre! Dai, è andata meglio secondo me. Ok, vediamo. Bene, ok, questa volta è tutto bene. Vedi che. Oh, tre stelle. Vedi, tre stelle. Dai, salva. Okay. Prima si era corrotta l'immagine. Allora, andiamo a editare. Beh, abbiamo. Sempre 52. Prova ad editare che hai ancora 4 punti. Ok, render. Allora, edita. Oh, 72. Ah, qua va meglio. Va bene, proviamo invece. Perché infatti vedi che ci ha aggiunto più. Ci ha aggiunto più righette. Infatti. Ah, è quello che ci fa aggiungere le tasche. Andiamo. Ok. Pubblica video. Vediamo. Oh. Scegli l'anteprima. Credo questa. Ma proprio quella dove guardo in giù. Sì. Vabbè. Stavolta non mettiamo un titolo clickbait perché si arrabbiano gli utenti. Però ricordati l'hashtag. Avventura senza. Eh no, troppo lungo. Vabbè, una bella avventura. Pubblica video. Ok. Uè. E 9 like. Perché 9 like, 0 dislike. Vuoi mettere? C'ho tipo 3 iscritti. Due e mezzo. Guarda che comincia ad andare meglio. Perché io sono più bravo. Ma che no. Sei più bravo che se lo facevo cancellare mi pubblicavi quello lì corrotto con tutte le righe. Quello là mi era meglio. Cancellavano subito il canale. Allora, adesso aspetta. Pacchetto. C'è un pacchetto. È arrivato il corriere Amazon. Ci ha lasciato un pacco. Un panino. Ciao Lizet. Ho pensato che dopo tanto registrare ed editare ti fosse venuta fame, quindi ti ho mandato qualcosa da mangiare. Buon appetito. Ma quanto è gentile questo. Ma un Mac Chicken. Sì, ok, ma perché questo ci regala tutta sta roba? Ma che vuole in cambio? Io non mi fido molto. Non è che vuole prendersi i nostri guadagni?
Vedremo. Di YouTube. Anzi, di... come si chiama qua? YouTube. No. Perché è nuovo, sì. YouTube. Bibit, se finisci le energie non potrai registrare né editare nessun video. Ok. Ah, quindi il panino mi serve per tenermi le energie. Per ripristinare la tua energia puoi mangiare qualcosa o andare a dormire. Ricorda che se vai a dormire ti risveglierai il giorno dopo. Ah. Quindi se per esempio ci sono delle tendenze, delle cose che noi volevamo fare, se dormiamo poi il giorno dopo magari sono cambiate, quindi dobbiamo stare attenti. Ok. Per fortuna Gianni ti ha mandato del cibo. Apri lo zaino e mangia qualcosa. Bip bip. Vabbè, ma praticamente Gianni è il mio sponsor. Non è molto il tuo sponsor, è più il... è una specie di agente anche. Cioè lui vuole investire in me. Vabbè, ce lo pappiamo. Ti investe con lo scooter di prima. Oh, ok. Adesso mi sento meglio. Recuperato un bel po' dell'energia, ho segnato sulla mappa i ristoranti della città, grazie. Oh. Puoi andare al ristorante per mangiare e prendere qualcosa da asporto. Consulta la mappa quando vuoi. Ma questo gioco mi piace troppo, ragazzi. Cioè, uno può vivere qui dentro. Ok, credo che possiamo anche registrare un altro video. Già che io voglio fare un video dove mangio al ristorante. Guarda, piccante Ren. E poi questo. Beh, lo sai, mamma, che questo qua è... hai visto cosa c'è? È sushi. Questo? No, vedi qua ci sono i noodle. Ottimo. Ottimo. Drink. Ora, perché non ti rilassi un po' e vai a esplorare i dintorni? Sei nuova in città e devi conoscere gente, farti delle amicizie, così la tua carriera da youtuber ne beneficerà. A YouTube City non mancano né celebrità né abitanti bizzarri. Perché non vai a conoscerli? Allora ragazzi, dobbiamo incontrare 10 vicini. Eccone uno. Salve signore. Questo già mi sta simpatico perché c'è il gatto. Non sembra che a te che i gatti di questa città stiano tramando qualcosa? Tutti i gatti stanno tramando qualcosa, signore mio. Vediamo un po' che dice questa. Belli capelli, però non mi vuole parlare. È più asociale di me. Cioè gli stavi andando addosso così con il braccio e lei... Vabbè, parlerò con lui. No, non neanche lui. No. Ecco, no, anche questo cammina però a... vedi? Adam. Ok. Ciao. È un aspetto familiare, sei un youtuber? Nah. Oh. Vabbè, mica t'ho offeso, eh. A meno che non abbia un problema con il computer o ti abbiano violato l'account di YouTube, non so perché vuoi parlare con me. Nemmeno ci conosciamo. Ah, vabbè, perché magari ti voglio conoscere. Mamma mia, oh. Maleducato. In questa città la gente non è proprio amichevole. No, credo che devi trovare quelli là con la nuvoletta. No, guarda anche questo. Ho visto su InstaLife che il serpente di fuoco potrebbe tornare sul ring. Quella pugile spacca, spero sia vero. Ah, credo che quello là sia un po'... Questi sono tristi, perché... che succede? Boh. Ah, no, gli è rimasto il pallone lì su. Come glielo potrei tirare giù? Magari se avessi un drone. E questa... oh, questo è il figlio, gli è rimasto lì sopra. E il figlio gli sta ridendo addosso, ma... Tra l'altro sta diventando notte, sta per finire la giornata. E, allora meglio... e qui c'è anche una scala nascosta, luogo misterioso. Questo lo andiamo a vedere la prossima volta. C'è anche qualcosa per terra, io lo prendo però. Non so cosa sia, ma l'ho preso. E... ok, meglio che torniamo a casa. Ma ho parlato con qualche vicino nel frattempo. Vediamo se mi dice magari l'aggiornamento della mia missione. No, vedi, ne ho parlato con tre. Quindi quelli lì me li ha contati. Ho trovato una chiavetta USB, scommetto che se la inserisci nel PC mi dirà qualcosa. Oh, ok, aspetta che c'è un altro vicino, parliamo anche con lui. Ciao, sono Bo, Edgar Allan Bo, signore padrone di Gigtopia. Sei nuova di queste parti, vero? Sì, Edgar, io sono Lizeth. Piacere di conoscerti, Lizeth. Comunque abbiamo anche brand popolari come Netflow. Sì, o Netflix. Eccolo, qua c'è il bar. No, questo qua è la AFK. Sì. Rimani là AFK. È lì quando sei lontano dalla tastiera. Chissà se questi mi contano come vicini allora. Ah sì, credo che ti contano. Andiamo. Ciao, mi chiamo Cassidy. Sei nuova in città? Siete tutti dei grandi pettegoli, gli dico. L'ho sentito dire da Gigi Macaron alla FK. Quella donna conosce tutti quelli che arrivano e se ne vanno dalla città. Allora è vero, c'è un viso nuovo in città, sono Robin. Io sono Lizeth. Benvenuta a YouTube City, la vera città del futuro. Lizeth, ma che nome è poi Lizeth? Ma perché mi avete fatto scegliere Lizeth? Non mi posso chiamare Lizeth. Perché l'hai scelto casualmente. Vabbè, allora mi bevo sta roba. Non so cosa sia, ma l'ho appena bevuta.
spero non fosse qualcosa di strano. Mamma, sono le 45 di... Ah, è luna di notte. No, ma guarda questo ristorante. Cioè, tu praticamente ti siedi e hai lo schermo davanti. Cioè, meno male che non mi bisognerebbe... Lì c'è una chiavetta USB, lì dietro. Un'altra chiavetta. Ok, ma... Cioè, tu praticamente qui dovresti essere AFK e invece no. Cioè, tu mangi mentre sei al computer. È un gaming restaurant. Così puoi parlare con tutte le persone mentre mangiate FaceTime. Sì. Gli altri si mettono a casa, la TV. Vabbè, davanti. Però ragazzi, sono già le 2. Io adesso torno a casa a dormire e facciamo finire questo secondo giorno. Prima che mi finiscano tutte le energie, altrimenti poi io non posso più fare niente domani. Allora, andiamo qua. Guardala, si sta addormentando in piedi. Dormi. Ah, bene. Vediamo un po' com'è andata questa giornata. Allora, 75 iscritti? Beh, dai. Va male. E invece divertimento con hashtag casa il finale. Allora, vedi, qua avevo avuto solo 69 visualizzazioni, però 31 iscritti. Questo invece 149 visualizzazioni. Ma in più ci guadagni. Qua ho ottenuto 7 monete e qua invece 3. Ho già la monetizzazione attiva su questo canale. Ma non siamo nemmeno 10.000 iscritti. Non è come su YouTube che devi avere delle cose. Va bene. Allora, è finito il secondo giorno. Mi sembra che sta andando bene, dai. Sì. Dai, il gioco è molto carino comunque, ragazzi. Io ve lo consiglio perché ci sono tantissime cose da fare. E poi guarda, ci sarà un evento. Va bene, ragazzi. Questo secondo giorno su YouTubers Life 2 è finito. Perciò andremo avanti nelle prossime puntate. Per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non vedo l'ora di esplorare la città. Daniel mi prende in giro perché devo sempre cercare il tasto F8. Aspetta.